Benvenuti a ore 12, buona giornata a tutti, buona giornata anche a Giovanni Palisto con cui condividerò anche oggi una puntata della nostra trasmissione, del nostro salotto di Cremona 1. Buongiorno Cristina Coppola, è in diretta fino alle 13.20 verso la prima edizione del nostro telegiornale, anche oggi con tanti ospiti. Torneremo a parlare della Cremona Jazz dopo l'avvio con grande successo lo scorso 16 aprile e dopodomani 28 aprile torna il Cremona Jazz con un secondo appuntamento con Yuri Kane e Paolo Fresu, un concerto anche in questo caso da non perdere. Ne parleremo tra poco con il nostro ospite, il direttore artistico Gianni Azzari. E tra le altre cose parleremo della cooperativa Non Solo Noi, che verrà a raccontarci di due progetti che coinvolgono donne, uno in Italia, in particolare a Verona, ma che è allargato anche al resto del paese, e un altro progetto che coinvolge delle donne dall'India. E poi parleremo di Chernobyl, esattamente 30 anni fa, il 26 aprile 1986, l'esplosione del reattore numero 4 a Chernobyl e le conseguenze patite anche a migliaia di chilometri di distanza. Una zona particolare, quella da dove vi parliamo, la zona infatti tra Cremona e Piacenza, vedeva e in gran parte vede ancora la presenza della centrale nucleare di Caorso, e per questo c'erano strutture specializzate proprio nel poter rilevare la presenza di materiale derivante proveniente dalla località che allora faceva parte dell'Unione Sovietica. E proprio per questo parleremo oggi con un testimone dell'epoca, uno dei tecnici più preparati e specializzati in Italia proprio per intervenire in emergenze di questo tipo. E come ogni martedì avremo ospite il maestro Roberto Codazzi, con lui verrà Giuseppe Riccucci, che è il direttore artistico del concorso musicale Enrico Arisi di Vescovato. Si parlerà dei vincitori del concerto, della 22esima edizione della rassegna e di un concerto che è previsto per il 7 maggio nell'auditorium della Camera di Commercio di Cremona. Cosa sono gli AFT, Cristina? Eccolo. Lì, e io l'interrogazione, ascolta, l'interrogazione già li fanno i nostri figli a scuola, ogni tanto mi arriva anche il messaggino di come vanno. Allora, che cos'è? C'è una riforma annunciata e dovrebbe arrivare, solo che le riforme vengono sempre accompagnate da acronimi improbabili. In questo caso l'acronimo è AFT. Adesso ti spiego, attenzione, aggregazioni funzionali territoriali, hai capito tutto? Sì, ho letto una parola in grosso, in neretto, multitasking. Siccome io sono multitasking, non c'entra niente. Allora, le aggregazioni funzionali territoriali saranno dei nuovi maxi poliambulatori, chiamiamoli così, che rappresenteranno, diciamo, una nuova forma di assistenza che attualmente noi conosciamo come semplicemente medico di famiglia. I medici di famiglia in realtà si metteranno insieme. Ma sai che alcuni già lo fanno? Sì, certo, però in alcune regioni, in alcune zone già ci sono. Fatto sta che insomma questi ambulatori poi avranno un'apertura molto ampia, si parla di aperture dalle 8 del mattino alle 24. Ma quindi io di fatto scelgo un medico di famiglia e poi eventualmente posso frequentare anche il suo collega se arrivi in un orario certo, in cui il mio non c'è? Certo, assolutamente. Quindi di fatto ci si allarga e ci si divide. Diciamo che poi i particolari ce li spiegherà il nostro ospite più tardi, che è appunto un medico di famiglia, il dottor Arisi, che ci tenteremo con lui di capire un po' che cosa cambierà per l'assistenza di base, appunto il medico di base, il medico di famiglia, che in questo modo saranno aggregati in un unico maxi studio proprio per consentire questa apertura ampliata. E l'obiettivo poi ultimo in realtà è quello di alleggerire il pronto soccorso, che in genere viene invaso da persone. O anche da la persone. Guardia medica. Certo, anche agli orari più improbabili, appunto perché rimane di fatto l'unico presidio accessibile. In questo modo invece si pensa di alleggerire appunto l'attività del pronto soccorso e lasciare il pronto soccorso alle emergenze reali. Vedremo, ne parleremo più tardi. A questo punto cosa dici? Andiamo con uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti? Certo, anche perché questa sera torna l'appuntamento con il Filo Benefico al Teatro Filo a partire dalle ore
21 con un laboratorio teatrale diretto da Daniela Coelho. Esatto, lo spettacolo Popnia che avevamo già presentato anche qua all'interno del nostro salotto insieme a Lole Boccasasso, che si occupa proprio di tutta quella che è l'organizzazione del filo benefico al Teatro Filo Drammatico, appunto questo spettacolo in atto unico di Giuseppe Pigoli, con coinvolti i ragazzi del laboratorio teatrale Variazioni di Daniela Coelho. Benissimo, benissimo. E poi un altro concerto che vi volevo segnalare era quello legato all'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari. I concerti dello Stradivari infatti tornano questa sera, è una rassegna particolare perché è una rassegna dei docenti del liceo musicale, è la prima edizione e i concerti si svolgono proprio all'interno della scuola. Questa sera l'appuntamento è alle 20.30 con i docenti di violino Angela Alessi, di chitarra Giorgio Sclavo, di vibrafono Sergio Armaroli, con musiche di Giuliani, Paganini, Piazzolla, Armaroli, e allora 20.30 liceo Stradivari, e queste sono alcune degli eventi che appunto animeranno Cremona e dintorni anche oggi. E allora cosa dici? Vogliamo anche goderci un piccolo servizio prima di partire con Perfetto. I primi ospiti? Allora, visto che così l'ho inserito in scaletta in un altro momento, avverto la regia così in diretta che abbiamo un servizio che ha realizzato per noi Eleonora Busi, che salutiamo perché oggi ci segue da casa, un servizio realizzato da Eleonora Busi, dai giovani industriali cremonesi, si intitola Eureka Funziona, ne avevamo parlato con l'allora presidente proprio qui nel nostro salotto, e adesso andiamo a vedere appunto il compimento di questo bellissimo progetto in questo servizio. Si è svolta nella sala borsa della Camera di Commercio di Cremona la fase finale del progetto Eureka Funziona. Una gara di costruzioni tecnologiche che ha visto i bambini protagonisti nell'ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo. Il kit di partenza messo a disposizione dei piccoli inventori conteneva vari componenti: interruttori, elastici, gomme di plastica, un motorino da 3 volt, dischi di cartone, spago e una serie di altri materiali che hanno stimolato la creatività e l'ingegno. Promossa da Federmeccanica in accordo con il MIUR, l'iniziativa ha trovato nell'associazione nel gruppo Giovani Industriali il legame con le scuole. Sì, oggi è una giornata molto importante perché di fatto c'è la finale territoriale di Eureka Funziona. Per noi è un progetto molto importante perché è la prima volta che creiamo un progetto per i ragazzi di 9-10 anni, quindi della scuola elementare sostanzialmente. È un progetto che porta con sé molti valori legati alla creatività ma anche alla collaborazione, alla possibilità di lavorare in team. E oggi è un giorno molto importante perché alla fine è la conclusione di questo progetto che, anche se è stato un anno diciamo così sperimentale, ha dato dei risultati molto belli, molto entusiasmanti. Speriamo che negli anni sarà sempre più frequentato e diventi un po' come il talent scout, cioè un punto fisso che noi possiamo portare avanti. Il plesso Stradivari di Cremona e il Ghisleri di Dosimo, entrambi dell'Istituto Comprensivo Cremona 5, hanno colto la sfida e questa mattina 11 gruppi di alunni hanno presentato le loro invenzioni. Un'attenta giuria ha valutato il giocattolo costruito, la pubblicità ideata per presentarlo, il funzionamento, l'estetica e la creatività. Eureka Funziona è un progetto davvero molto interessante. Com'è stato essere giurato di questa competizione? È stato un pochino difficile e imbarazzante perché i progetti realizzati erano tutti bellissimi e i bambini e i ragazzi si sono impegnati tantissimo. Quindi è stata un'esperienza davvero bella che davvero, se si potesse ripetere l'anno prossimo, anche estendendola, sarebbe un'esperienza formativa interessante per tutti. Il 27 maggio il gruppo che si è aggiudicato la vittoria si recherà a Bologna insieme a tutta la classe per partecipare alla gara nazionale tra bambini provenienti da 25 province d'Italia. Marco, di che scuola siete? Stradivari. Siete contenti di aver vinto questo primo posto e di andare a Bologna? Sì, molto contenti e penso che siamo i ragazzi più felici al mondo. Mi volete raccontare com'è il vostro gioco? Di che cosa si tratta? Questo è un mulino, noi l'abbiamo chiamato Domandino perché appunto è nato come semplice mulino, ma l'abbiamo fatto diventare un gioco che può essere paragonato a una ruota delle domande. Su che cosa sono le domande? Qual è l'argomento?
Cremona, perché l'abbiamo appena studiata sia in storia che in geografia. Complimenti ragazzi e buon viaggio a Bologna, tenete alto il nome di Cremona. Grazie. Grazie. Bravissimi questi ragazzi, grazie naturalmente per Eleonora Busi. Entusiasti, eh? No, mi hai visto, è divertente, mamma guarda. Mia, che energia, complimenti. E adesso pensiamo un po' a quella che è la nostra programmazione, perché stasera alle 21, come ogni martedì, in diretta andrà in onda Gancio Cielo. Vediamo. Dal forum usciamo battuti ma non sconfitti e nelle parole di coach Pancotto la sintesi del grande match di domenica che ha visto la Manoli affrontare in trasferta il nemico per eccellenza e campioni dell'Armani Milano. Una prova più che una sfida che i bianco-blu hanno saputo portare a casa a testa alta nonostante la sconfitta finale 81-77 per i padroni di casa. Sì, perché dopo un primo tempo sottotono la reazione della Vanoli è riuscita a far tremare persino Lea Sette che di colpo a 11 minuti dalla fine si era trovata con un'avversaria in rimonta a distanza di soli 2 punti. Anche di questo si parlerà nella nuova puntata di Gancio Cielo condotta da Giacomo Iacomino in onda stasera alle 21 su Cremona 1. Si cercherà di capire anche la squadra che i bianco-blu affronteranno nei quarti di finale play-off. Al momento la favorita per il 5° posto sembra essere Venezia, ma senza escludere Pistoia e Trento. Tutto dipenderà dall'ultima giornata di stagione regolare che si terrà mercoledì 4 maggio. Ci sarà tempo anche per iniziare a parlare dei rinnovi per il prossimo anno. Degli americani, Turner sarebbe il più propenso a firmare, ma la priorità, non deve essere dimenticato, va al trio Pancotto Vitali Cousin, tutti con l'opzione per il secondo anno. Ospiti in studio, tra gli altri, Matteo Soragna, ex giocatore Juve Cremona, ex azzurro della nazionale, ora a Piacenza in Serie A2, nonché opinionista Sky. Tutto questo nella puntata di stasera di Gancio Cielo. Grazie, allora l'appuntamento questa sera come ogni martedì è con Gancio Cielo a partire dalle ore 21 qui su Cremona 1. E allora, dicevamo, 26 aprile di 30 anni fa, Chernobyl tra la Bielorussia e l'Ucraina, l'esplosione del reattore numero 4, naturalmente attualmente rimane un grave problema, un gravissimo problema nella zona e si calcola 30 anni dopo 5 milioni di persone continuano a vivere in aree contaminate tra Bielorussia, Ucraina e Russia. Si stima in 4.000 le vittime potenziali in 80 anni. Ma cosa accadde quel giorno? L'allarme partì da Chernobyl, si diffuse in tutto il mondo e questa, da dove vi parliamo, tra Cremona e Piacenza, era in Italia una zona molto particolare. Rappresenta infatti la centrale nucleare più importante e più moderna in Italia, quella di Caorso. E proprio per questo era presente anche una struttura, diciamo, a questo proposito formata per tenere sotto controllo questa centrale nucleare. Era una struttura che aveva sede a Piacenza e noi oggi abbiamo la possibilità e il piacere di parlare con la persona che dirigeva a quell'epoca appunto quella struttura, il dottor Sandro Fabbri. Dottor Fabbri, grazie, buongiorno. Grazie a voi dell'invito. Allora, il presidio multizonale di prevenzione, mi pare fosse questo il nome di questa struttura e c'era questo laboratorio di radioprotezione che appunto era in particolar modo, come dire, preparato per emergenze possibili, potenziali emergenze di questo tipo. Che cosa ricorda di quel giorno? Beh, innanzitutto questo laboratorio nacque nel 1978, quando la provincia decise con la regione di dotarsi di una propria struttura. In quegli anni eravamo ancora pre-riforma sanitaria e quindi c'erano ancora i laboratori di igiene e profilassi. Si creò questo laboratorio di radioprotezione con valenza, ovviamente, vista la specializzazione a livello regionale, nacque proprio per fare il monitoraggio della radioattività ambientale attorno alla centrale di Caorso. Poi furono fondate l'USL, il laboratorio venne trasferito ai PMP che nacquero in tutta Italia e mantenne queste caratteristiche di struttura, seppur all'interno di un settore fisico-ambientale che si occupava non solo di radioattività, di radiazioni ionizzanti, ma anche di campi elettromagnetici, di rumore
e un po' di tutti gli agenti fisici, mantiene comunque questa specializzazione a livello regionale. Notizie le avemmo dalla televisione, che era successo un incidente ad una centrale nucleare, ma vista la distanza tenemmo in giusta considerazione la notizia, ma pensavamo onestamente che l'impatto sul nostro territorio fosse trascurabile, visto che avevamo operative delle attività, tra cui esercitazioni periodiche legate a simulazioni di incidenti alla centrale nucleare di Caorso, e gli impatti più significativi avvenivano entro qualche decina di chilometri, non oltre. Ciononostante, decidemmo comunque di mettere in essere una serie di rilevazioni aggiuntive, cose che avevamo in modo ordinario. Cioè, voi normalmente facevate rilevazioni attorno alla centrale di Caorso? Sì, noi dal 1982 avevamo attiva una rete con dei punti di prelievo del terreno, dell'aria, del latte, di tutti gli alimenti attorno alla centrale, e anche una rete a livello regionale. Però dopo il 26 aprile, dopo Chernobyl, si decise di fare, diciamo, di intensificare questi controlli, ma così, giusto per dopo l'incidente decidemmo di intensificare i controlli, cominciamo ovviamente sulla base di quello che erano le indicazioni di un ipotetico incidente nucleare, con rilevazioni del particolato atmosferico, poi di deposizione al suolo, quindi di terreni, di vegetali a foglia larga, e questo fu in una prima fase il monitoraggio che caratterizzò quei giorni, legato anche alla presenza in aria dello iodio 131, dei telluri, dei cesi, di una serie di radioisotopi che ci sorpresero abbondantemente, visto che nell'ambiente che monitoravamo di radioattività non ce n'era assolutamente. Quindi ci fu stupore da parte vostra nel rilevare questa presenza? Assolutamente sì, sia perché non rilevavamo mai niente, tranne quando si fecero dei test nucleari in quota, ci furono delle piccole tracce di radioattività, ma veramente poca cosa. Una quantità e una qualità di radioisotopi presenti nell'ambiente come in quei giorni francamente ci ha sorpreso parecchio, anche perché queste rilevazioni erano datate 29 aprile. Una volta lanciato l'allarme si pensava che la nube arrivasse il primo di maggio, quindi tutti l'aspettavano per il primo di maggio. In realtà fu così: il primo di maggio arrivò la punta, il massimo, il fronte dell'onda, ma evidentemente i rilasci dei giorni precedenti cominciavano ad essere rilevati anche sul nostro territorio. E naturalmente ci fu stupore, e da Piacenza poi venne lanciato l'allarme, insomma, un po' in tutta Italia, e si presero poi anche provvedimenti, no? Sì, sì, a Roma erano increduli dai dati del 29, proprio per questa valutazione teorica dei rilasci che dovevano arrivare il primo di maggio. Poi si aggiunsero altri laboratori che confermarono questa presenza di questa radioattività, di tutti questi radioisotopi, e proprio per il fatto che il meccanismo principale in quella prima fase era la deposizione al suolo, con differenze di fallout a seconda della piovosità del territorio nazionale, furono presi dei provvedimenti comunque sul territorio nazionale di divieto di consumo dei vegetali a foglia larga e del latte. Quelli furono i primi provvedimenti legati alla presenza in alte concentrazioni di iodio 131 che indussero ad assumere questi provvedimenti a tutela della salute pubblica, perché in effetti, ripeto, il riferimento era lo iodio 131, ma i radioisotopi presenti nell'ambiente erano parecchi. E questo allarme, diciamo, per quanto andò avanti? Terminata questa prima fase, che durò una settimana, 15 giorni, con la presenza di particolato contaminato di iodio in aria, si entrò in una seconda fase, che era quella legata alla deposizione al suolo di questi radioisotopi, in particolar modo di quelli a vita lunga. Il cesio 137 fu quello più critico, perché mentre lo iodio si dimezzava in 8 giorni, il cesio 137 si dimezza in 30 anni, e quindi permase, rimane nei vegetali, si trasferì, perché purtroppo accadde anche in un periodo in cui vi fu il primo sfalcio del foraggio che venne dato ai bovini e quindi il cesio si trasferì soprattutto alla carne, ma anche al latte. E questa è stata la seconda fase che ha caratterizzato l'incidente, che durò parecchi mesi
e che ci portiamo dietro ancora in piccole tracce ancora oggi. Sì, perché secondo dimezzare me dopo 30 non vuol dire anni, dimezzare dopo 30 vuol dire anni solo ci sono ancora conseguenze ambientali. Ci sono ancora alcune matrici come i funghi che riportano alcuni terreni indisturbati nei quali è ancora presente possibile, insomma, la presenza di cesio 137 che, ripeto, si dimezza in 30 anni, ma vuol dire che si dimezza, non che si degrada non completamente. Che scompare completamente. Dato di fatto è che adesso chi va nella zona, insomma, con gli strumenti, no, con il dosimetro, chi va di nuovo, chi torna nella zona di Chernobyl, insomma, si rende conto di come nella zona ancora la radioattività sia estremamente alta e appunto ci sono calcoli che indicano in 4.000 le vittime potenziali in 80 anni, quindi insomma il disastro, appunto, al di là dell'esplosione specifica, è un disastro che poi riusciremo a quantificare lungo i decenni. Questo è inevitabile quando si parla di nucleare. Sì, perché gli effetti delle radiazioni sono effetti immediati ed effetti a lungo termine. Gli effetti a lungo termine sono appunto gli effetti cancerogeni dei tumori alla tiroide, quindi che si manifestano, diventano latenti dopo un certo numero di anni, però è assodata dalle ricerche scientifiche una correlazione lineare tra dose di radiazione ed effetti. In quella località, in quella zona, vi furono un certo numero, alcune decine di effetti immediati, perché chi intervenne prese delle dosi elevate e una serie da valutare, le stime sono le più variegate possibili, di effetti a lungo termine che appunto si manifestano. Si cominciano a manifestare adesso. Sicuramente la situazione là è molto problematica ancora oggi, certo. Ci sono dei livelli di radioattività. Noi abbiamo potuto anche continuare un po' a seguire questa esperienza tramite progetti con Legambiente. Siamo andati in Bielorussia a fare misure di radioattività, i tecnici dell'ARPA, 2006 c'era già l'ARPA, rilevarono ancora livelli di radioattività piuttosto alti e soprattutto una desolazione molto triste di quelle aree. Si vede anche dalle immagini che stiamo mostrando. E, una battuta, se possiamo farla, furono commessi errori all'epoca in Italia? In Italia? Ma sì, ce ne furono tantissimi. Primo, un'impreparazione complessiva a gestire questi incidenti. Si è sempre ragionato in termini di emergenze entro qualche decina di chilometri degli impianti nucleari. Non si è pensato a piani di emergenza per incidenti trasfrontalieri. Teniamo conto che la Svizzera e la Francia sono anche molto più vicine di quanto non fosse Chernobyl. E quindi da questo punto di vista, infatti, fu poi fatto un piano nazionale di emergenza che fa fronte a queste situazioni di emergenza. Due, la rete di laboratori era assolutamente carente. C'eravamo solo noi nati per Caorso. Non c'era una rete pubblica di laboratori, certo, che potesse monitorare la radioattività nell'ambiente e negli alimenti, cosa che accadde anche grazie alla positiva esperienza nostra in tutte le regioni. E quindi insomma il laboratorio di Piacenza fu da capofila. L'informazione alla popolazione, mi faccia dire, questo è stato un elemento molto critico che ha indotto anche comportamenti sanitari pericolosi. Siccome le notizie erano anche che per combattere lo iodio 131 radioattivo bisognava saturare la tiroide con dello iodio stabile, molti andarono in farmacia e presero dello iodosan e ingurgitarono questo prodotto che nulla ha fatto se non probabilmente... Quindi scarsa informazione ai cittadini, assoluta impreparazione nel gestire questa informazione. Almeno da questo punto di vista, insomma, qualche passo avanti credo poi, sia stato fatto, sì, no? Sì, poi le cose migliorarono sensibilmente. Ecco, ma questa vostra esperienza di 30 anni fa, che appunto ci ha consentito poi di crescere in questo settore, di questa esperienza, di questi laboratori, di questi tecnici specializzati, che cosa è rimasto? È rimasta ancora una struttura che faticosamente, purtroppo, in ARPA continua ad essere operativa, continua a fare il monitoraggio della radioattività ambientale, che però, non essendo un problema emergente, soffre un po' della crisi istituzionale che sta travagliando la pubblica amministrazione, certo, per cui hanno bisogno di fisici, di personale che integri le persone che sono andate in pensione e quindi...
da questo punto di vista direi, ma vedo che è così un po' anche a livello nazionale, il sistema si sta di nuovo rilassando ulteriormente, credo che invece, pur essendo adesso più completo il quadro a livello nazionale, occorre tenerlo vivo con degli strumenti, degli incentivi, delle motivazioni che ti tengano sul pezzo, come fu per noi, perché eravamo sul pezzo con la centrale di Caorso. Certo. Quella è stata propedeutica per poter avere una capacità. Quindi probabilmente anche per quello gli uffici, i laboratori tecnici sono venuti un po' meno. Sì, ciò non toglie che però, ripeto, avendo delle centrali nucleari poco distante dall'Italia, una rete pubblica di laboratori debba essere necessaria. Che già c'è, perché il Ministero della Sanità in quegli anni con una circolare finanziò tutti i laboratori, uno per regione, quindi acquistò attrezzature, insomma. È stata costruita questa rete, bisogna tenerla viva e operativa. Prima dicevamo degli errori commessi all'epoca, non so se si può annoverare tra questi errori anche il famoso referendum che lo strumento che gli italiani utilizzarono per dire basta al nucleare in Italia. Era l'autunno del 1987, quindi un anno e mezzo o dopo, ci furono dei quesiti e gli italiani in maniera decisa, schiacciante, dissero basta al nucleare. Vedo qui alcuni dei quesiti: l'abrogazione dell'intervento statale se il comune non concede un sito per la costruzione di una centrale nucleare, l'80% è di sì, e poi in quello successivo il 79,7, e poi il divieto di partecipazione dell'Enel a impianti nucleari all'estero, il sì 71,9%. Quindi insomma veramente dissero basta, gli italiani dell'epoca dissero basta nucleare. E probabilmente, certo, venne gettato in quel momento alle ortiche tutta una serie di esperienze e di capacità che l'Italia, credo, aveva raccolto nel corso di quegli anni. Insomma, d'altra parte, come giudicare questa decisione a 30 anni dopo? Lei cosa pensa? Ma io penso che fu indetto un referendum su una questione importante, perché parlavamo della questione energetica, non solo del nucleare, in un momento in cui l'emotività era molto alta e quindi l'esito del referendum era di fatto scontato. Si poteva ragionare in termini di mantenimento di alcuni impianti per avere, queste erano anche le ipotesi che in quel periodo giravano dopo l'esito referendario. Certo è che l'Italia sul nucleare ha dimostrato, insomma, di avere delle debolezze. Anche oggi il decommissioning di Caorso avanza molto lentamente. Dobbiamo decidere ancora sulla chiusura del ciclo del nucleare, che significa costruire un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, utile anche per allocare le sostanze radioattive che sono utilizzate nelle strutture mediche di ricerca scientifica. Queste cose in Italia non vanno avanti. E quindi non solo, anche l'ente di controllo ha bisogno di essere rinforzato, hanno istituito un nuovo ente di controllo che si chiama Ispettorato per la sicurezza nucleare, che non decolla. Il risultato è che ISPRA, che attualmente svolge queste funzioni, viene tenuta in stand-by senza nessuna prospettiva di crescita, con dei tempi lunghi nell'espressione dei pareri, delle proprie attività, proprio in previsione di che, insomma. Non riusciamo a farlo bene, diciamo, non siamo capaci. Pur avendo le competenze tecniche, perché ricordiamo l'Italia è stata la patria di Fermi, insomma. Abbiamo dimostrato grande capacità tecnica appunto anche nella costruzione delle centrali, ma è stato così tutto inutile, e diciamo che il nucleare evidentemente è un tema che non riusciamo a gestire bene, sì, no? Con anch'io. Questa cosa sul deposito nazionale. Diciamo che ci consoliamo con la nostra capacità per quanto riguarda la solidarietà, per esempio tantissime le iniziative di accoglienza, anche queste molto importanti, belle, questo, sì. Molto belle nei confronti dei bambini di quelle zone che spesso e in gran numero vengono ospitati in Italia. Ecco, questo è quello che possiamo fare per il momento, poco tecnico ma estremamente utile. Questo, diciamo, è un aspetto positivo di tutta quella triste vicenda. Certo. Allora, Sandro Fabbri, grazie. Ricordiamo all'epoca responsabile del laboratorio di radioprotezione che aveva sede a Piacenza e che appunto si occupava dei controlli della centrale nucleare di Caorso, e proprio dal suo laboratorio partì l'allarme poi che raggiunse tutta l'Italia per l'arrivo degli inquinanti da Chernobyl.
Grazie per aver rievocato insieme a noi, dopo 30 anni, il disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Grazie a voi ancora per l'invito. A questo punto ci dobbiamo fermare per qualche istante, ci vediamo tra poco con altri ospiti. Torna l'appuntamento con il Cremona Jazz, già lo vedete inquadrato Gianni Azzali, che è il direttore artistico della nuova edizione del Cremona Jazz, che è partita lo scorso 16 aprile ed è stato un grande successo con Ravi Coltrane. E però attenzione, perché giovedì 28 arriva il secondo appuntamento, Gianni, con un duo estremamente collaudato. Assolutamente sì, stiamo parlando di due musicisti a livello internazionale, come tutti i musicisti di questa rassegna d'altronde, ma forse uno dei più conosciuti al mondo, come Paolo Fresu, in Italia tantissimo, seguace di Miles Davis e in parte di Chet Baker, ha collaudato questa sua musicalità, questo suo modo di suonare la tromba particolarissimo, che lo rende appunto uno dei musicisti più quotati nel mondo del jazz, e non solo del jazz, in Italia e nel mondo. Con lui Uri Kane, che è un altro grande del pianoforte, è uno che tra l'altro spazia tantissimo tra musica classica, barocca, addirittura ha fatto dei progetti Mozart in rock, quindi una persona veramente estremamente duttile, tra l'altro una bellissima persona, ho avuto modo di conoscerla anni fa, proprio il musicista vero, quello che noi diciamo non se la tira, possiamo dire certo, tranquillamente, certo. Perché spesso invece ci troviamo di fronte a, insomma, a personaggi che sono piuttosto difficili da trattare. Invece in questo caso è proprio, stiamo parlando di due belle persone e di musica veramente interessante. Hanno inciso due dischi, Thing e Think. E infatti una decina d'anni fa, se non sì, ho detto male. Sì, È già una decina che c'è questo, d'anni fa che c'è questo duo, e per quello che dicevo è molto molto affiatato. Sì. Poi di fatto i brani che hanno avuto più successo sono diversi, sono quelli del disco, diversi standard, e addirittura hanno pescato anche da musica antica. Si Dolce Tormento è uno dei pezzi più, tra l'altro anche sulla nostra pagina Facebook, uno dei più ascoltati e cliccati che abbiamo postato per parlare di questo duo. Sentiamo a proposito. Beh, allora Gianni, veramente notte dolcissime ed emozionanti, e questo ci fa capire, questo video, che la proposta è una proposta musicale che spazia dal, presumo, dagli standard jazz anche ai classici. Assolutamente sì. Ormai quando si parla di jazz non si parla più solo degli standard degli anni 50. C'è una contaminazione trasversale. Sì, sì, perché poi di fatto c'è molto materiale a cui attingere anche oggi, anzi soprattutto oggi, da altri generi musicali, quindi fondamentalmente jazz vuol dire improvvisare e prendere del materiale utilizzato anche in altri generi, da altri musicisti, e rivisitarlo con swing o comunque con l'utilizzo dell'improvvisazione. Quindi è molto difficile oggi anche definire la parola jazz, perché comunque davvero c'è una quantità di repertorio che prima era assolutamente inusitata. E questi musicisti, che sono molto aperti, hanno colto l'occasione al volo, proprio prendendo materiale bello. Fondamentalmente l'unica caratteristica che deve essere bel materiale, cioè bella musica. Poi che sia di un genere o dell'altro poco importa, l'importante è che sia buona musica. E quindi chi assisterà a questo concerto, diciamo, con che animo si deve predisporre? Ma guarda, questo è un concerto di una poesia estrema, quindi in questo caso non c'è, diciamo così, il quesito di cosa succederà, che c'era invece col concerto di Ravi Coltrane una decina di giorni fa.
Allora io dissi davanti a questa telecamera di andare con la mente aperta e con la predisposizione a lasciarsi andare a quello che succedeva, e così è stato, perché comunque ancora una volta Radio Coltrane ci ha regalato un'ora e mezza di musica che non ci aspettavamo e molto molto buona. In questo caso invece l'esito è quello che stiamo ascoltando, e sicuramente ci saranno delle sorprese, perché ho sentito Paolo settimana scorsa e hanno per l'occasione montato degli altri pezzi. Però il sound, il mood è questo, e quindi ci si deve aspettare questa poesia, insomma, che d'altronde penso che sia quella che ha fatto sì che questo concerto fosse il primo ad essere sold out già un mese fa. Ah, ecco, quindi, questo è importante. Dei quattro concerti proposti quest'anno, questo è stato il primo, i cui biglietti sono volati via. Sono volati via, poi di fatto è sold out tutti e quattro, però certo. Il primo proprio a chiudere i battenti dal punto di vista del pubblico è stato questo. Quindi questo è indicativo A, della fama dei musicisti sì. coinvolti, e B, della musica che propongono. So. Speriamo di riuscire ad avvicinare almeno Fresu. Ma sì, dovremmo. Così sarà qui adesso. Te la butto lì. No. Poi Paolo è uno assolutamente molto disponibile. Sì, quindi molto. Anche Uri, per l'amor del cielo. Uri è qui da domani, mentre invece Paolo da giovedì alle 4, alle 4 e mezza. Sì. Okay. Quindi non so sugli orari. Tra l'altro Fresu vedo che è impegnato in una. Intanto ha presentato un nuovo sì. album che si chiama Eros. Sì. Ed è impegnato appunto anche nella Seduzione del Coraggio, che è un tour che appunto tocca vari teatri in Italia. E tra l'altro questo è un disco particolare, leggevo, inciso con il pianista cubano Omar Sosa e anche altri ospiti, sì. altri grandi musicisti. Sì, insomma. Anche questo duo con Omar Sosa è da diversi anni che c'è, oddio, non tantissimi, penso tre anni circa, e forse non avevano mai inciso, non ci giurerei. Quindi è sicuramente un evento discografico, perché Omar Sosa è veramente un pianismo completamente diverso da Uri Caine, ma assolutamente, come posso dire, strabiliante. Tra l'altro è pubblicato dalla sua etichetta discografica, quella di Fresu, che si chiama Tuc, e che dà spazio anche a musicisti emergenti. Poi tra l'altro in questi giorni ha sottolineato come la presentazione di questo disco la vuole fare proprio nei negozi di dischi, sì. quelli proprio fisici, dove ci sono ancora i dischi in vinile in qualche esatto. caso, perché insomma sì. lui vuole muoversi anche per aiutare questi spazi sì. Musicali, insomma, quindi anche questo diciamo determina e caratterizza il suo impegno. Oh, torniamo al Cremona Jazz, perché vi ricordo che c'è anche l'appuntamento che precede, tra l'altro dovremmo riuscire a mandare anche il filmato che ci ricorda la valenza di Silvia Dallanoce e del suo quartetto, che si esibiranno con questo Aperi Jazz. Sì, ma l'Aperi Jazz è questa idea che abbiamo avuto di preparare in qualche modo l'evento in un modo, se vuoi, ludico, spensierato, quello di bere un aperitivo, di cenare a suono di jazz. E l'altra volta, diciamo, l'inaugurazione è stato veramente molto molto gradito, perché è stato fatto fuori dalla Chiave di Bacco, quindi sempre gestito da Chiave di Bacco, ma nel cortile del Palazzo dell'Arte, e questo ha fatto sì che ci fosse veramente un bel clima quasi estivo, veramente interessante. E allora, Chiave di Bacco, proprio lì al Museo del Violino, tra le 18.30 e le 20.30. Esattamente, sì. Con Silvia Dallanoce, che possiamo anche sentire qualche nota, perché c'è questo, come definiamo, bossa nova. Com'è sì, lei lavora molto sulla bossa nova. Sì, sarà accompagnata da Roberto Soggetti al pianoforte, Giulio Corina al contrabbasso e Valerio Abeni alla batteria. Quindi sì. insomma un'occasione in più, insomma, per avere grande e buona musica e per insomma godere anche di questa atmosfera certo. che si crea. Fa parte di questo pacchetto che è stato studiato, molto interessante, che prevede appunto questo Aperi Jazz, ma anche il fatto che il Museo del Violino prolunghi l'apertura fino alle 19.30 e offra a chi ha il biglietto per il concerto anche una visita guidata gratuita. Tra l'altro il biglietto del museo sarà ridotto per chi ha il biglietto di Cremona Jazz. Quindi c'è questa commissione, uno può arrivare alle 18.30 a farsi un aperitivo o comunque fare la visita del museo, che è interessantissima, e poi farsi un aperitivo e ascoltare un buon concerto. Benissimo, molto bene. Allora appuntamento giovedì 28 con Fresu e Uri Caine, e poi preceduti da appunto Silvia Dallanoce. Vi ricordo che arriveranno poi altri due appuntamenti con Cremona Jazz, l'8 maggio è domenica con i Take Six, e poi il 24 maggio grande chiusura con Richard Gagliano.
Insomma, Gianni, allora direi che lavoro ce n'è, sì. Sta andando tutto molto bene, ci fa molto piacere, quindi in bocca al lupo a te e alla grazie. Cremona Jazz, e ci rivediamo più avanti per la presentazione degli appuntamenti successivi. Molto volentieri. Grazie al direttore artistico di Cremona Jazz, Gianni Azzali. Grazie a voi. A te, Cristina. Grazie Giovanni, adesso noi torniamo a parlare della cooperativa Non Solo Noi, è tornata a trovarci Francesca Poli, benvenuta. Grazie. Anche oggi vogliamo parlare di alcuni dei prodotti che sono disponibili verso il vostro punto vendita di Corso Matteotti numero 1 a Cremona, stiamo parlando naturalmente di commercio equo e solidale. Sì. Progetti questa volta, no? La volta scorsa abbiamo parlato di bellezza. Esatto, questa volta invece parliamo di abiti e quindi vi abbiamo portato questo abito che proviene dall'India e come tutti i prodotti e gli abiti all'interno della nostra cooperativa possiamo andare a rintracciare la storia, che è molto interessante. Infatti l'occasione proprio di raccontarvi da dove arrivano questi prodotti è proprio per raccontarvi storie che in alcuni casi sono anche storie di donne, come esatto, in questo caso, in particolare no? Questa è una storia di donne perché questo abito proviene da una cooperativa che si chiama Creative Handicrafts, che è appunto indiana, e è una cooperativa che risale, la cui origine risale a più di 30 anni fa. È stata una suora Isabel, una religiosa di origini spagnole, che ha voluto ad un certo punto della sua vita andare a incontrare queste donne e condividere la vita di queste donne negli slum di Bombay. Infatti Bombay è una delle città più popolose del mondo con circa 12 milioni di persone e però il 64% di queste persone vive su una superficie molto piccola di territorio che corrisponde circa al 6%, quindi vive ammassata in queste periferie e la maggior parte di esse sono donne e sono donne che sono al di fuori, ai margini proprio della società perché sono al di fuori delle caste e quindi proprio non vengono considerate, non hanno neanche la possibilità di costruirsi una vita, una propria dignità e anche un futuro. Suor Isabel allora è andata ad incontrarle, a condividere la loro vita anche nella precarietà della loro esistenza perché non ci sono servizi igienici, non sono garantiti i servizi minimi, anche vivono in appartamenti con una stanza sola, quindi condizioni sicuramente anche molto fragili e per cui Suor Isabel ha cercato di dare un futuro, una dignità a queste persone. Sono partite con 4 donne che esatto, hanno cominciato quello, a cucire. Quello che mi piace sottolineare è che come sempre quando si parla anche di donne di fragilità, quello che poi si va a cercare, quello che poi queste donne chiedono è il riscatto attraverso il lavoro, Esattamente. Quindi l'opportunità di fare qualcosa che possa dar modo loro di aiutarsi. Esatto, e hanno cominciato infatti a cucire questi abiti di cotone, questo per esempio che abbiamo oggi portato è in seta, quindi attraverso con appunto vari materiali hanno cominciato a produrre qualche cosa e vedendo anche il frutto del loro lavoro hanno continuato ad andare avanti. Adesso si contano circa 12, sono 12 cooperative, si contano circa 250 donne, quindi un lavoro che sicuramente quindi da quel lontano 1984 esatto. Il lavoro è cresciuto, si è diffuso e poi arriva anche nel nostro paese attraverso proprio il commercio equo. Esattamente, il altro mercato ha ritenuto che questa cooperativa è proprio degna e anche una delle più adatte proprio per il commercio equo solidale perché incarna proprio i valori del commercio equo. Queste donne stanno ritrovando oltre alla loro dignità anche un modo per riscattarsi a livello sociale. Per loro anche sono organizzati da questa cooperativa alcuni corsi anche di alfabetizzazione proprio perché molto spesso sono donne analfabete che non hanno imparato a leggere e a scrivere per le loro condizioni sociali e poi si creano dei progetti che riguardano anche il credito. In queste periferie sono molti quelli che cercano di dare dei prestiti e poi ricavare interessi molto alti e quindi si cerca proprio di creare alcuni circuiti di risparmio anche con queste donne. Ci si occupa anche per esempio dei bambini di queste donne, per cui ci sono degli asili vicino ai luoghi di lavoro dove le donne possono lasciare i loro bambini intanto che si recano a lavorare. Intanto stiamo vedendo proprio queste immagini che si riferiscono ad una di queste cooperative tessili dove queste donne appunto lavorano esatto. E preparano i vestiti come quello appunto che tu hai portato qua nel nostro studio esatto. E che imparano
proprio a creare degli abiti anche e sempre attraverso un lavoro artigianale. Esatto, sì. L'altro progetto di cui volevamo parlare è un progetto invece che nasce in Italia. Nasce in Italia, Verona. Si chiama Progetto Quid, esatto. Ha come logo una molletta. Sì, dopo spiegheremo magari spiegheremo cosa... anche perché e nasce a Verona. Nasce a Verona da un gruppo di 5 amici che ha deciso di impegnarsi a livello sociale. In comune avevano la passione per la moda, provengono anche da diversi campi, per dire da scienze politiche piuttosto che scienze della comunicazione, sono giovani e hanno deciso appunto di condividere la passione per la moda e anche il loro interesse sociale. Quindi hanno raggruppato alcune donne, ora sono 7 quelle che lavorano nei loro laboratori, che da tessuti ricavati dal Made in Italy più famoso, quindi quelle ricreano, sono rimanenze, esatto, di tessuti, diciamo così, delle grandi aziende anche del, esatto, Made in Italy, ricreano dei moda, vestiti attraverso questi tessuti. E anche in questo caso le donne che lavorano sono donne che hanno un passato di svantaggio, che hanno bisogno, esatto, proprio sia di essere... fragilità sia economiche sia sociali, ecco, che attraverso questo lavoro possono anche loro ritrovare una dignità, ma anche costruirsi anche un futuro, ecco. E quello che è molto interessante è che loro propongono proprio anche alle aziende di poter realizzare dei, esatto, come dire, dei marchi in collaborazione, no? Sì, stanno facendo proprio delle collaborazioni per cui attraverso le grandi aziende propongono una linea, ecco, che viene proprio portata sul mercato attraverso queste grandi aziende, quindi si stanno lanciando anche sul mercato Ma questa nazionale. Molletta, allora, il significato di questa molletta? La molletta è proprio perché attraverso questa molletta si vogliono tenere insieme più aspetti. Uno è sicuramente quello della moda, che è il principale, però deve essere una moda anche etica e sostenibile. Ecco il significato della molletta. Bello, comunque, al di là dell'aiuto verso appunto donne con fragilità, il fatto che ragazze, in un momento comunque in cui l'Italia affronta, come anche altri paesi europei, affronta un momento di crisi, abbiano trovato un modo per lavorare insieme, per proporre qualcosa di diverso. Quindi si sono anche loro in un certo senso inserite, esatto, nel mondo del lavoro con un'idea che speriamo, esatto, sia vincente. Speriamo, no? Sì, ma sembra, perché se poi si porta anche a livello sia personale sia comunitario un miglioramento, beh, l'idea secondo me risulta vincente. Ecco qua che vediamo proprio il logo con il cartellino, l'abbiamo visto per un attimo. E hai portato qualcosa anche, sì, di Quid? Sì, io la camicia che indosso è appunto di Quid, mentre la borsa che ho portato è ancora di un progetto, così come la cintura sul nostro manichino è di un progetto di cooperative indiane, quindi ancora di commercio ecosolidale. E tutti questi progetti confluiscono poi nelle nostre botteghe, ecco. Le vostre botteghe, che non hanno solo abbigliamento, non hanno soltanto prodotti di bellezza, chissà cosa ci porterai la prossima volta. Vedremo. Ci stiamo già pensando. Grazie allora a Francesca Poli, cooperativa Non Solo Noi, vi ricordo, in Corso Matteotti a Cremona, per aiutare attraverso il commercio ecosolidale. Per noi qualche istante di pausa, tra poco. Parliamo di sanità, parliamo dei medici di famiglia. È stata annunciata una grande novità che peraltro in alcune zone d'Italia è già presente, ma dovrebbe essere istituzionalizzata un po' ovunque, ed è una novità legata a questi ambulatori che riuniscono tutti i medici della zona e che consentono quindi l'apertura prolungata dalle 8 alle 24. Per parlarne abbiamo invitato proprio un medico di famiglia, il dottor Marco Emilio Arisi. Buongiorno, dottor Arisi. Buongiorno a tutti. Allora, questi, scusate che c'è la sigla, AFT, aggregazioni funzionali territoriali, terribile come acronimo, una cosa che non capirà mai nessuno. Di fatto sono questi maxi ambulatori dove convergono un certo numero di medici e questo numero di medici consente di tenere aperto l'ambulatorio
per naturalmente un lasso di tempo maggiore, in particolare dalle 8 alle 24. Allora, iniziamo subito. È così? Sarà così? Probabilmente sarà da così. Da quando? Questo dipende dal ministro, suppongo. Quindi si può presumere tipo dal prossimo autunno? È probabile, però bisogna fare una valutazione innanzitutto delle risorse che saranno disponibili, perché le criticità in questo progetto secondo me sono parecchie. Tipo? Non ultime quelle finanziarie, perché chiaramente pretendere che i medici lavorino per 16 ore al giorno senza preventivare un ulteriore sborso economico e facendo delle limitazioni come quelle che sono apparse nell'ultimo decreto ministeriale, che sono assurde, sinceramente c'è qualcosa che sfugge a noi come medicina generale. Cioè, mi sembra sciocco voler aprire a tutti i costi ad orari improponibili quando poi si dovrebbe puntare molto di più sul discorso qualità del lavoro, mentre questo da quello che è emerso dal decreto ministeriale, che poi è stato in parte sospeso, fa capire che invece il Ministero va in un'altra direzione, non tanto quella di curare bene l'assistito, quanto di illuderlo di essere assistito magari per più ore al giorno, quando... La vedo un po' critica su esatto, questa cosa. Quindi il problema non è questo, secondo me, il problema è quello di puntarsi sul lavorare meglio, sul far lavorare meglio i medici, su non farli lavorare semplicemente come erogatori di prestazioni, ma ridargli un minimo di dignità sul lavoro. Ah, perché attualmente questa dignità è venuta meno? Sicuramente, perché leggendo tra le righe del ministro l'ultimo decreto, si suppone che il medico di famiglia non sia capace di fare una diagnosi, non sia capace di visitare, si demanda allo specialista, aumentando i tempi d'attesa, la visita o l'esame obiettivo di un assistito. Cioè, il fatto di non poter prescrivere una risonanza magnetica ad un rachide lombosacrale, pensando che un medico di famiglia non si renda conto se c'è la possibilità di un'ernia o bisogna per forza fare la risonanza magnetica se c'è un evento traumatico. Secondo me è deleterio per la sanità, per cui non solo per l'assistito, ma anche ma l'obiettivo è quello comunque di consentire ai cittadini di avere un punto di riferimento di assistenza e di supporto sanitario aperto dalle 8 alle 24 e che rappresenti, diciamo, un'alternativa valida al pronto soccorso. Beh, insomma, più che altro la guardia medica, perché il pronto soccorso, bene o male, lavora comunque. Sappiamo però che adesso appunto il pronto soccorso viene intasato da persone che magari si rivolgono al pronto soccorso perché il loro medico in quel momento non c'è, ma ovviamente non è necessario, non c'è un'emergenza tale. Io credo che siano anche molte scuse, perché io personalmente faccio ambulatorio tutti i giorni e spesso e volentieri faccio due tipi di ambulatorio, un ambulatorio su appuntamento e uno libero al pubblico. Però, ma lei, per esempio, attualmente l'ambulatorio per quante ore è aperto il suo ambulatorio al giorno? 3 ore al mattino e 4 ore al pomeriggio. Quindi per 7 ore al giorno, certo. Da lunedì al venerdì. Ma poi siamo in rete e per cui abbiamo strutturato i nostri ambulatori, addirittura anche il sabato, abbiamo strutturato i nostri ambulatori per fare in modo che almeno un ambulatorio al giorno dei 5 medici che lavorano in gruppo sia aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Quindi voi avete già un gruppo? Certo, tipo di prestazioni che vengono erogate nella maggior parte. Quindi attualmente c'è già un ambulatorio tipo quelli che vengono... Certo. Abbiamo un ambulatorio comune dove vengono fatti degli orari supplementari, per esempio il sabato mattina. Quindi per voi non cambierebbe nulla? Cambierebbe ben poco, bisognerebbe estenderlo per altre 6 ore al giorno. Ma ripeto, il problema secondo me è quello di poter accedere tutti al fascicolo sanitario dell'assistito, anche chi farà la continuità assistenziale. Quindi o un medico, un collega che chiaramente sarà presente in ambulatorio per quell'ora, o un altro medico che si occuperà di una parte di assistiti. Comunque l'idea appunto di tenere aperto questi ambulatori 7 giorni su 7, dalle 8 alle 24, fino alle 20 con i medici veri e propri, poi dalle 20 alle 24 con l'intervento della guardia medica. Il tutto poi verrà inserito nella nuova convenzione della medicina generale, che dovrà mettere nero su bianco le regole in buona parte già anticipate nel 2012, quando la legge Balduzzi ridisegnò le cure
primarie. Parte adesso una trattativa con i medici per arrivare, si dice, alla firma prima dell'estate. E quindi ci sarà questo nuovo ruolo unico in cui confluiranno medici di medicina generale a quota capitaria, che non so cosa significhi, e dottori ad ore, le ex guardie mediche, con la conseguente definizione di una graduatoria per digerire punteggi e caratteristiche professionali diverse. Quindi i medici generali vengono messi insieme alle ex guardie mediche? Sì, poche parole sì. Ecco, qui secondo me c'è un buco imperdonabile da parte del Ministero, che è quello di non aver mai fatto nulla per investire sulla formazione dei medici di medicina generale. Ah, questo è preoccupante. È preoccupante perché noi ci troviamo a dover intraprendere una professione che di per se stessa è complicata, ma non complicata perché uno non è capace di fare il medico quando è laureato, perché gli manca l'esperienza. E l'esperienza chiaramente la fai sul campo, non hai altre possibilità. Per cui secondo me è importante investire soprattutto nei medici giovani nella possibilità di farli lavorare a contatto del medico di famiglia tutti i giorni per vedere tutte le problematiche. Tipo stagisti, insomma. Esatto. E quindi non trovarci poi scoperti nel momento in cui, come succede adesso a Cremona, ci sono tanti medici che vanno in pensione e ci troviamo con tanti medici nuovi che cominciano la professione e che non hanno esperienza. E soprattutto a rilento, nel senso che devono conoscere gli assistiti, per conoscere l'assistito. Ma quindi si diventa medici di famiglia senza aver fatto prima esperienza? Sì, esatto. Però. Purtroppo si capita, se uno non ha fatto qualche anno di volontariato in ospedale, di tirocinio in ospedale, ci si trova spesso ad esercitare così senza nessun tipo di esperienza. Ed è brutto perché ci sono tante regole che anche gli specialisti molti non sanno, perché arrivano ancora tutt'oggi in ambulatorio pazienti che richiedono: lo specialista mi ha detto di fare questo. Noi abbiamo delle regole che dobbiamo seguire, purtroppo. Quello che stavo dicendo prima, il decreto ministeriale che è stato temporaneamente abbandonato ha delle criticità che sono assurde. Mi propongono di valutare un paziente cronico che io conosco perfettamente perché negli anni l'ho controllato, viene per farsi fare anche un controllo breve tipo gli elettroliti, un paziente cardiopatico, il ministro mi vieta di fare un esame ogni 3-4 mesi, magari un paziente che sta assumendo diuretici, terapie antipertensive. Questo per i famosi tagli agli esami. Certo, esatto, per cui mi sembra strano riuscire a capire, almeno mi sembra problematico riuscire a conciliare questi tagli esagerati con una possibile riforma che sia funzionale agli assistiti. A proposito di tagli, lei effettivamente ha dovuto ridurre le prescrizioni, gli esami. Drasticamente. Ha ridotto drasticamente. Drasticamente. E anche subire le invettive di molti assistiti che chiaramente erano abituati a fare gli esami con una certa frequenza senza grossissime limitazioni. Certo, limitazioni qualche legate, abuso c'è stato però. Sicuramente, ma gli abusi non vanno combattuti così, anche perché si stanno creando delle criticità ulteriori, l'intasamento dei pronti soccorsi. Se un medico di famiglia non può fare degli esami per espletare una diagnosi, il paziente si vede costretto ad andare a pagamento. La logica dice, benissimo, a pagamento ci vado subito, pago 150 euro, 200 euro dalla visita dello specialista, per chi ce li ha chiaramente, e poi ritorno al medico di famiglia e siccome me l'ha scritto lo specialista, il medico di famiglia me lo prescrive. Non è così perché il ministro è stato chiaro. Sì. Ci sono determinate regole, determinati tempi, per cui se uno ha una lombalgia acuta, la risonanza magnetica non gliela fai adesso, gliela fai tra 3 mesi, prima fai gli antinfiammatori, poi sprechi facendo magari una radiografia, facendo un'ecografia che magari non serve, quando poi paghiamo 3 ticket e poi il risultato finale è senza risonanza magnetica, non riusciamo a fare la diagnosi e quindi il paziente perde 6 mesi di lavoro, dei soldi per fare delle visite agli specialisti e poi non raggiungiamo l'obiettivo. Comunque questi maxi ambulatori almeno in parte serviranno ad alleggerire il lavoro dei pronto soccorso? Io non credo. Non crede, è critico su molto, questa cosa. Molto, molto, molto. Però poco. Specialmente in certe zone, diciamo un po' più tipo isolate, nei paesi più piccoli, dove comunque a volte ci sono 2-3 ambulatori medici, spesso medici che non si parlano tra di loro, quindi magari sono aperti
tutti e tre nello stesso momento e poi sono chiusi, e quindi uno quando arriva in paese non ha un medico nonostante ce ne siano tre. In quel caso un po' di razionalizzazione occorre. Sicuramente, ma secondo me là dove ci sono queste cose vuol dire che l'azienda sanitaria non ha operato correttamente, perché già adesso ci sono degli incentivi economici per far collaborare, come le dicevo, i medici di famiglia, per fare in modo che gli orari degli ambulatori siano i più ampi possibili, ma poi soprattutto per fare in modo che le regole siano uguali per tutti. In un paese decentrato, secondo me, il discorso di riorganizzare la medicina sul territorio in questo modo diventa problematico ancora di più, perché chiaramente qui a Cremona, dove abbiamo 30-40 medici, possiamo avere due grossi, tre grossi agglomerati dove mettiamo la guardia medica che fa la continuità assistenziale, sì, secondo i nuovi. E nei piccoli paesi? Come si fa? Certo. Come facciamo? Li mandiamo a 30 chilometri? Ultima battuta legata a questa assurdità, a questo paradosso per cui sappiamo che la sanità viene gestita a livello regionale, ogni regione ha le sue regole, ogni regione ha le sue tessere sanitarie, ogni regione ha le sue ricette, per cui se un veneto arriva a Cremona, successo, lei cosa fa? Successo. Non lo può curare? No, posso curarlo, però chiaramente manualmente, perché il lettore di smart card non riesce a leggere la carta del Veneto oppure quello dell'Emilia Romagna, che è un'assurdità. È come se fossimo all'estero, insomma. Se noi possiamo fare le ricette e a Canicattì possono prendere le ricette fatte a Cremona, mi deve spiegare perché un paziente di Canicattì viene a Cremona a farsi curare e io non riesco a inserire nemmeno il suo codice fiscale per fargli una ricetta elettronica. Sono i paradossi della sanità italiana, certo. E c'è anche di peggio. Grazie al dottor Marco Emilio Arisi, grazie nonostante tutto, grazie, buon lavoro. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante e poi gli ultimi ospiti di oggi. Si avvia alla conclusione la 22esima edizione della rassegna del concorso musicale Enrico Arisi di Vescovato. Ve ne vogliamo parlare oggi perché ci sarà il concerto conclusivo il 7 maggio prossimo all'Auditorium della Camera di Commercio. Per raccontarci un po' quello che accadrà, come ogni martedì, è tornato a trovarci Roberto Codazzi, oggi accompagnato dal maestro Giuseppe Riccucci, direttore artistico del concorso. Benvenuti. Allora, buongiorno, Roberto. Cristina, parlavamo prima di un grande trombettista jazz, Paolo Fresu, e ritorniamo a parlare di grandi trombettisti perché questo personaggio, Enrico Arisi, che ai più non dirà molto, in realtà è stato originario di Vescovato e era definito la tromba di Toscanini, perché nella orchestra della Scala della ricostruzione post bellica questo musicista cremonese eccelleva per le sue qualità, tant'è che è stato uno dei primi interpreti del quinto concerto brandeburghese di Bach, dove la tromba solista ha delle difficoltà tecniche fino a quel punto ritenute insormontabili. E Giuseppe Riccucci, anche egli è un grande trombettista perché giovanissimo è stato in forza all'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che tra l'altro ha una grande tradizione in materia di fiati. E poi è arrivato dalle nostre parti e da allora è docente di educazione musicale all'Istituto Comprensivo di Vescovato, dove ha avuto l'intuizione di creare questa bellissima manifestazione in cui lo spirito della musica trova corpo nella sua idea originaria, cioè quello di far musica insieme come momento di aggregazione. Quest'anno la 22esima edizione, 1800 concorrenti, e chiediamo al maestro Riccucci com'è andata e soprattutto dove e quando si svolgeranno le premiazioni. Direi che l'edizione di quest'anno è andata molto bene e diciamo che si è mantenuta il livello qualitativo e il livello di partecipazione si è mantenuto costante nel giro di questi anni. Abbiamo sempre avuto numeri che viaggiavano dai 1700 fino a punte di 2100-2200 partecipanti. Diciamo che in questi anni si vede una crescita continua di livello di cura dei ragazzi, di cura del modo di suonare, del modo di vivere la musica. Ci sono insegnanti che seguono la manifestazione sin dai primi anni che diciamo assieme ai loro alunni sono cresciuti moltissimo e
Quindi una manifestazione che dà continuamente degli ottimi frutti. Adesso abbiamo questo ultimo appuntamento con il concerto dei vincitori. Che poi abbiamo detto che saranno in realtà due concerti. Sì, saranno due concerti perché chiaramente dovremo premiare più di una ventina di ragazzi. Il concorso è molto articolato perché ci sono sezioni solistiche, ci sono sezioni dedicate ai piccoli insiemi, ci sono sezioni dedicate alle orchestre scolastiche. E all'interno di queste sezioni ci sono ulteriori sottarticolazioni, per cui i solisti sono divisi per pianisti, violinisti, strumenti a fiato e a loro volta per fasce di età. La stessa cosa vale per gli insiemi piccoli e per gli insiemi grandi. Ecco, quindi, perché copre una fascia d'età, diciamo, abbastanza vasta, abbastanza perché vasta, va dalla scuola primaria. Sì, dagli ultimi anni della scuola primaria fino da alcuni anni alla scuola superiore, con diciamo, la nascita dei licei musicali e adesso l'entrata a regime di questo nuovo tipo di percorso formativo all'interno della scuola italiana, allora abbiamo voluto creare una specie di ponte tra la fine della scuola primaria e la scuola superiore. Quindi, ecco, da dove arrivano questi ragazzi e come si sono formati? Allora, arrivano, diciamo che la maggior parte arriva dalla Lombardia e soprattutto province di Bergamo, Brescia, Milano. Poi ci sono molti che arrivano dalle regioni limitrofe e poi abbiamo spesso arrivi da lontano. Quest'anno abbiamo avuto una scuola di Nuoro, abbiamo avuto diversi gruppi e solisti da Procida e da Ischia che si sono uniti e sono arrivati tutti insieme. Poi abbiamo avuto arrivi dalla Toscana. In ogni caso, in questi anni abbiamo visto la partecipazione di quasi tutte le regioni italiane. E quindi in questo momento anche un bel successo a livello di diffusione. Il tipo di formazione è, diciamo, per la gran parte il concorso è dedicato ai ragazzi delle scuole, quindi ci sono orchestre scolastiche sia di scuole medie con l'indirizzo musicale sia di scuole medie senza indirizzo musicale. Ci sono ragazzi che studiano, che fanno percorsi di strumento all'interno della scuola e poi accogliamo anche ragazzi che provengono da associazioni bandistiche, da piccole scuole di musica, da piccole realtà. Ecco, Roberto, a tuo parere, per la tua esperienza, in un'età che è quella che può essere anche un po' un'età delicata, no? Soprattutto quando si arriva alla preadolescenza, un concorso di questo tipo può aiutare a motivare i ragazzi e magari a scoprire piccoli talenti? Beh, direi proprio di sì, perché io ho avuto un'esperienza diretta, perché sono stato in giuria, soprattutto nelle prime edizioni del concorso, per cui ho toccato con mano di cosa si tratta. Devo dire che è un concorso che ha avuto il merito di non enfatizzare l'aspetto competitivo, privilegiando l'aspetto ludico, formativo e socializzante dello spirito della musica. Però i piccoli musicisti crescono, tant'è che i vincitori delle prime edizioni sono oggi musicisti importanti. Si parlava prima col maestro Ricucci. Io in una delle prime edizioni ricordo un bambinetto bresciano, credo di Manerbio se non ricordo male, che si chiama Omar Tomasoni, che suona la tromba, e l'ho ritrovato lo scorso anno in cartellone nella stagione concertistica del Ponchielli ed è oggi prima tromba al Concertgebouw di Amsterdam, che come sapete è una delle 10 orchestre considerate migliori al mondo. Per cui evidentemente anche la possibilità di scoprire talenti anche eccellenti nel campo della musica c'è assolutamente. E questo sicuramente vi inorgoglisce, no? Sì, sì, l'organizzazione, no, certo, di questa iniziativa. Stiamo cercando di recuperare informazioni su altri talenti passati. Recentemente ho avuto notizie di Guido Guidarelli, che è venuto pochi anni dopo Omar Tomasoni, che adesso è prima tromba a Firenze all'Orchestra della Toscana. C'è un ragazzo, Daniele Brancati, che è trombonista, che adesso è primo trombone in Germania
E sappiamo di altri ragazzi che hanno avviato... Che sono partiti proprio da questo concorso di Vescovato. Diciamo che è stata una delle prime tappe importanti, un momento di esecuzione di fronte a una giuria qualificata che speriamo abbia assegnato il via a una splendida carriera, e questo speriamo che lo sia per tanti altri ragazzi. Allora, l'occasione è quello appunto di ascoltare, perché è aperto a tutti ovviamente il concerto, il 7 maggio, due concerti, uno alle 17 e uno alle 20:30 all'interno dell'auditorium della Camera di Commercio di Cremona. Sì. Grazie, siamo arrivati alla conclusione, grazie al maestro Giuseppe Ricucci, grazie come sempre a Roberto Codazzi. A voi, arrivederci. E grazie a tutti a voi per averci seguito anche oggi con tutti i nostri ospiti. Tra poco l'appuntamento con il telegiornale, ore 12 vi aspetta domani puntuali a mezzogiorno. Ciao.